rendi conto? Invece di venire al Quirinale, è andato da Fazio a dire che non avrebbe fatto l'accordo con Di Maio. Cosa che invece poi ha fatto. Fa venire voglia di andare da Giletti solo per andare là e dire che Renzi è un grandissimo stratega, onso. Ma fate voi, è stato tutto inutile. Mesi buttati nel cesso. Io che ho ascoltato tutti, ora sono qui, solo e abbandonato come il milite ignoto. Se avessi una corona me la metterei sui piedi. Per Napolitano era facile, lui sì che come presidente era un maschio alfa, lanciava moniti, faceva governo, lanciava Berlusconi, nominava Monti, disfaceva Monti, lanciava Letta, disfaceva Letta e nominava Renzi. Certo, col senno di poi ne ha fatte di cazzate, però almeno si faceva rispettare. Io invece valgo meno di un VIP a fine carriera che va ballando con le stelle. C'è da dire che Napolitano ha fatto due mandati, io sono solo al primo. Dai, sto ancora ingranando, ma incuterò timore anche io. So quando, ma lo incuterò. Basta solo arrivare a 220 anni come Napolitano e poi è fatta. Da un bozzo diventerò una farfalla. Per ora mi trattano da bruca, per non dire da verme. E infatti sono qui, triste, deluso, sconsolato, come l'altro sera.